Hoy en Featuring tenemos el privilegio de contar con uno de los intérpretes, compositores, arreglistas y productores más destacados, más renombrados de la música de baile, Mauro Farina. Chao, Mauro, ¿cómo estáis? Chao, Miguel. ¿Todo bien? Bien, por aquí también en España y mejor estando contigo, así que te agradecemos muchísimo el haber aceptado esta entrevista. Así que vamos a hablar de música de baile, que nos gusta mucho, y tú sabes mucho de la música de baile, porque todo DJ seguramente tendrá en su maleta alguna referencia de las que ha producido Mauro Farina, nuestro invitado, que ha trabajado, ha producido en más de 37 sellos discográficos. Todos ellos forman parte de uno de los grupos editoriales de música de baile más importantes y longevos en el tiempo en el mundo, que es Syfy. El grupo Syfy, más de 8 millones de discos vendidos, 11 discos de oro, 3 discos de platino. Vamos a contar la historia. Vamos a contar la historia de Mauro Farina y de todo su trabajo. Y para ello, con esta canción, nos remontamos a los años 70, porque esto fue el inicio de todo, un proyecto llamado Caravan. Así comenzó todo, ¿no, Mauro? Sí, hablo en italiano. Sí, en italiano, perfecto. Sí, tutto nacque con quel disco. A essere sincero, nacque ancora prima il progetto Syfy, a giugno del 1981. Quando fu aperto il Factory Sound Studio. Però io avevo questo gruppo, ero il frontman, il cantante, iniziato come bassista, ma poi ho continuato come voce di questo gruppo che girava un po' tutte le discoteche italiane e anche fuori dall'Italia, in Europa. In questo gruppo, tra l'altro, c'erano dei musicisti che poi fecero parecchi dischi, come Mario Natale, come Roby Arduini. E con questo gruppo decidemmo di incidere, siamo stati un po' i pionieri, i primi, questo brano dal titolo You and Me. Y You and Me fue, podríamos decir, la canción pionera. Tú fuiste el productor pionero en lanzar un tema de Italo Dance, ¿no? Con ese You and Me en el 83. Sí, sí, puedo decir que sí. Bueno, y se crea Syfy durante toda esa época. En 1981 se crea Syfy, que decíamos, a día de hoy es uno de los más potentes sellos a nivel europeo y mundial de la música, ya no solo de la música de baile, sino de la música en general. Luego hablaremos de ello. ¿Por qué Syfy? ¿Por qué creaste este proyecto? Ma Syfy, in effetti, a quei tempi i due soci della Syfy erano Farina Mauro, Fa-M, e un importante manager di gruppi italiani che era Saitta Isidoro, Sa-I-Fa-M, Syfy. Era tutto un gioco di parole, no? Sí. Y después, y dentro del proyecto Syfy se crearon muchos subsellos. Uno de los primeros fue el sello Time, con el que arrasabais en el mercado asiático. Sí, en efecto, en el 84, creo, fundamos anche esta sublabel, la Time Record, che poi divenne famosa, insieme al mio socio Giuliano Crivellente e insieme a Giacomo Maiolini. Ma come poi con noi iniziarono, specialmente con me, iniziarono tantissimi produttori italiani di quell'epoca, Gianfranco Bortolotti, lo stesso Maiolini, ma tanti, che non conoscevano gli studi di registrazione, non conoscevano il mondo musicale e mi incontrarono con il desiderio di così fare dei dischi, di conoscere di più dell'ambiente musicale. Quindi io posso dire di aver fatto iniziare tanti produttori italiani verso la Italo Dance.
Y dentro de ese mercado asiático que visitasteis en aquella época, había un proyecto llamado FCF, del cual tú formabas parte, eras uno de los cantantes, y he escuchado por ahí que tuvo tanto éxito este proyecto que hubo merchandising, se hicieron paraguas, se hicieron camisetas, un montón de productos relacionados con el grupo, ¿no? Sí, siamo FCF, stava per Farina, Crivellente e Fadinger, Florian Fadinger, che era un ragazzo tedesco molto bravo, che all'inizio si occupava della nostra promozione, e quando iniziamo a fare questo grosso successo in Giappone e conquistammo i primi 3 dischi di platino a Tokyo, la casa discografica giapponese ci chiese di creare un brand produttivo, perché in quel modo noi potevamo fare molti più brani, come dire, un marchio di fabbrica, capisci? Erano i tempi in cui anche c'erano dei colleghi inglesi che producevano molta musica, che si chiamavano Stock, Aitken e Waterman, e allora noi decidemmo di fare questo brand FCF, ed effettivamente ci fu un business clamoroso, persino la Coca-Cola volle sponsorizzare il brand FCF, perché a quei tempi era diventato il marchio per la musica dance più importante, bene o male, in tutta l'Asia. Hubo la creación de muchos sellos, como antes nos contabas, muchas idas y venidas de socios, productores, pero tú siempre fuiste la imagen y la persona que te mantuviste al frente, ¿no?, del proyecto Sci-Fi. Sí, porque yo siempre he avuto mucha pasión por la música, mi è sempre piaciuto l'aspetto creativo, la parte della creatività. Per cui ero sempre curioso di provare nuove esperienze, di collaborare con artisti anche internazionali. Io dalla mattina presto fino alla tarda notte, per anni e anni e anni sono sempre stato in studio a lavorare, scrivere, produrre, sperimentare, creare suoni. Quindi avevo bisogno di tante opportunità, di creare attorno a me tante collaborazioni, tante opportunità. Non ho mai scelto di scrivere solo poche canzoni e di produrre solo pochi dischi, facendo una scelta di tutto quello che scrivevo. Io e anche a quei tempi il mio socio Giuliano Crivellente continuavamo a scrivere pianoforte, voce, poi andavamo in studio, poi registravamo e poi continuavamo a scrivere e poi registravamo. Era la nostra vita e quindi non volevamo cercare di realizzare tutte le cose che facevamo. Ecco perché abbiamo avuto creato anche tante sublabels. ¿Eres consciente, Mauro, de lo feliz que has hecho a mucha gente durante muchos años con tu música? sì, ma diciamo che anche la musica ha reso felice me, perché perché grazie alla musica mi sono realizzato. E poi certo ho avuto piacere, ho girato anche tanto il mondo, e sentire in radio un po' in tutto il mondo suonare le mie canzoni era un grosso piacere, una grossa motivazione per andare avanti. E quindi è vero, abbiamo riempito le giornate con la nostra musica a tanti ragazzi nel mondo, ma la musica
per me è stata la mia vita. Y también son muchos los DJs aquí en España, cuando anunciábamos tu entrevista, muchos los DJs que se han sorprendido, porque son muchos los DJs que te admiran como productor. Eres un referente para muchos DJs en España, aquí en Valencia, como un mítico de la música dance, ¿no? ¿Qué unión tienes tú, qué conexión tienes con España? Noi in Spagna effettivamente abbiamo lavorato tantissimo con tantissime label, io ho tuttora tantissimi amici, ho un carissimo amico con cui mi sento sempre, che è Felix Bouget, proprietario di Blanco e Negro. Mm-hmm. Abbiamo iniziato assieme questo lavoro, ma io ho collaborato con per esempio a Valencia con un'etichetta Contrasegna, non so se c'è ancora, Contrasegna. Ho lavorato con all'inizio con Max Music, un'etichetta che era celebre, poi Vale Record, mm-hmm. e poi tante tante cose con Blanco e Negro. Sì, la Spagna è stato uno dei territori dove siamo riusciti a portare tanta musica di Saifan. En parte esa admiración viene por dos preciados sellos de Saifan, que son One Way Records y 21 Century Records. ¿Qué supusieron estos sellos con sus éxitos mundialmente, a nivel mundial? ¿Qué supuso estas referencias? Sí, porque alla fine degli anni 90, alla fine degli anni 80, nei primissimi anni 90, avevamo il desiderio di creare anche delle label che dove produrre musica più per l'Europa, più per il mercato internazionale, abbandonando un pochino la musica che noi facevamo per l'Asia, per il Giappone. Quindi abbiamo creato quelle due label proprio con l'intento di cercare di penetrare i mercati internazionali, e in effetti abbiamo fatto parecchi successi in Spagna, in Germania, in Francia, in Inghilterra, anche in America, grazie anche, c'era un'altra label che era molto interessante, dove abbiamo fatto dei successi importanti, che si chiamava Hotline, dove per esempio abbiamo fatto quel grosso successo che era DJ Nico, WhatsApp, il rifacimento di WhatsApp, che entrò nelle classifiche di tutto il mondo, dall'America all'Inghilterra, al Giappone, all'Italia, un po' dappertutto. Queste label ci servivano per creare e pubblicare del prodotto alternativo rispetto alla musica degli anni 80. E One Way e 21st Century sono state due label di successo. Porque tu objetivo con la creación de estos sellos era conseguir ese éxito, o llegó todo por sorpresa? È una domanda difficile. Nel lavoro di un produttore, di un discografico, c'è sempre l'ambizione di fare qualcosa di grande, perché quando sei in studio e decidi di pubblicare un disco è perché ci credi. Per cui le aspettative sono sempre grandi. Certo che dopo gli importanti successi degli anni Ottanta non pensavamo di continuare a farne altrettanti negli anni 90, perché poi tra gli anni 80, gli anni 90 e fortunatamente proseguendo anche negli anni 2000 e oltre, abbiamo venduto più di 50 milioni di singoli nel mondo e più di 15 milioni di album. E quindi effettivamente è stata una grossa sorpresa, anche se dentro di noi c'era sempre la certezza che quello che facevamo poteva piacere a
al pubblico. Desde 1985 hasta el 89, tú fuiste la voz, fuiste el vocalista de Radiorama. Después seguiste produciendo el proyecto, pero dejaste de ser vocalista. ¿Por qué abandonas esa faceta de vocalista en Radiorama? ¿Por qué ese cambio en Radiorama? Ma io credo che sia giusto poi cambiare, specialmente io ho cantato tanti dischi, ho fatto l'interprete in tantissimi dischi nella Italo Dance, perché a quei tempi erano quasi tutti progetti di studio, quindi io ho sempre cantato. Ho prestato la mia voce a dei progetti importanti, tra cui Radiorama. Ma poi, come tutte le cose, è giusto rinnovare. Io, quando ho pensato che non era più così necessario che io cantassi, la mia voce era ormai molto conosciuta, riconoscibile, anche per una questione di rinnovamento, ho pensato basta, ora non canto più nei dischi, continuerò a fare il produttore ma non farò più il vocalist. E ci sono state dopo di me tantissime belle voci che hanno dato importanza e lustro alla Italo Dance. Quindi la mia è stata una scelta anche giusta. Podríamos decir, Mauro, que a partir de 1993, con este Forever Young, aquella canción de los Alphaville, la versión que hiciste de DJ Spacey, se abrieron mucho las puertas internacionales, ¿no? Sí. Absolutamente sí. C'è stato un periodo in cui ci piaceva moltissimo remixare i successi, fare queste versioni di brani importanti come ricordo Forever Young, What's Up, della Four Non Blondes, c'era anche Sweet Dreams degli Eurythmics con una versione di Chicca che andò parecchio in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Italia. Hydrofall Night, The Bandido, per esempio. Sì, sì, perché noi poi collaboravamo costantemente con una piccola etichetta spagnola, con un DJ che si chiamava DJ Chumi. Chumi DJ, sì. Chumi DJ, e lavoravamo con questa Chin Chin Pum Records. Sì. Loro venivano in... Key in Passion, in Another Cup of Coffee, Easy Lady de El Dédalo, ¿no? Por ejemplo. Sì. Per cui c'era tutta questa. C'è stato un filone che è durato 2 o 3 anni, dove andavamo a rivedere tutte le canzoni di successo e rifarle con un nostro stile particolare. E ci aiutavano in questo lavoro, ci aiutavano il Chumi DJ e i ragazzi di Chin Chin Pum, che ricordo ancora molto, molto, molto volentieri. Un montón de proyectos que a la gente le van a sonar esos nombres, esas referencias de los sellos Hi-Fan, Kika, KBG, The Spacey, Wallside, Tommy Jenkins, Masquerade, Orlando, Morgana, Two Powers, Robin, Transmission, Jill Dresky, Foxter, Bandido, Viena. ¿Cómo se creaban todos estos proyectos, Mauro? Allora, alcuni di loro erano artisti veri che noi selezionavamo, ad esempio molto bravi Tommy Jenkins, che era un ragazzo americano, Jill Dresky anche, quindi alcuni di loro erano artisti veri che noi abbiamo prodotto per alcuni dischi, altri erano questi
come posso chiamare? Erano immagini, sì. Però non erano voz. Esattamente. Dietro ai quali si celavano comunque la produzione mia e del Factory Team sostanzialmente, perché poi erano progetti che nascevano dallo studio. Mm-hmm. Por ejemplo, Bandido, I Draw Fall Night, era Enerley Gordon, era lì la voz de sí, sí, la carissima amica Enerley Gordon, sí. Che poi fece Wakefield, prestò la voce a Wakefield, fece successi internazionali anche lei. Sì, perché poi noi Factory Team era un po' catalizzava, no? Concentrava tanti talenti, perché la nostra produzione era continua, per cui continuamente avevamo bisogno di conoscere cantanti nuove, di conoscere artisti nuovi, di conoscere turnisti nuovi. Enerley è sempre stata bravissima in studio e quindi noi la volevamo, la chiamavamo e le davamo lavoro, lei veniva volentieri e poi si creavano delle situazioni di successo, anche T.H. Express, che è stato un artista che è andata tantissimo in Francia e in Brasile, noi chiamammo lei a supportare la voce perché l'artista era debole come cantante e lei veniva a rafforzare le voci o addirittura a prestare la voce in toto. Y tanta fue la fuerza de Factory Team Studio del que hablabas, que presenció la grabación de muchos de esos éxitos. Tenías varios estudios, uno de esos estudios era Factory Team. Incluso los temas dance, había un corte que era el remix, la versión Factory Team. Sí, Factory Team era un brand de suceso. Noi lavorammo un po' e facemmo remix un po' per tutti, anche i produttori internazionali che ce lo chiedevano, anche artisti importanti sono stati remixati da noi perché era questo marchio importante, diciamo. Tenéis posiblemente en Saifan, Mauro, y tú lo sabes mejor que nadie, uno de los mayores catálogos dance del mundo, ¿no? Sì, oggi devo dire che il nostro catalogo è molto molto grande, abbiamo circa 20-25 mila brani dance e poi abbiamo tanti brani dall'hip hop all'R&B, al pop, lounge, abbiamo più di 100, oggi Saifam possiede più di 100.000 canzoni di proprietà, è un grosso catalogo. Antes hacíamos referencia, Mauro, a la cantidad de covers que hicisteis, de adaptaciones que os dieron tanto éxito en muchos temas. Háblanos de esos covers. ¿Cómo hacíais para elegir que ciertas canciones fueran covers y no otras? Por ejemplo, el WhatsApp de Miko o Juliet de Robin Jeff. Había muchos, muchos covers. ¿Cómo se elegían? ¿Quién elegía esos covers? Abbiamo sempre dato molta importanza noi alla grafica delle copertine, delle covers. Avevamo tre studi grafici che lavoravano sulle copertine e tutte nascevano comunque da un'idea, legata al brano. Mi ricordo che poi noi cercavamo di creare i loghi per tutti gli artisti. Radiorama aveva il suo logo, DJ Miko aveva il suo logo e le copertine diventavano una cosa molto importante perché erano le prime immagini che doveva poi far comprare il disco, per cui era importantissima. E noi abbiamo sempre investito molto su queste copertine un po' strane, un po' diverse da,
le copertine che facevano magari altre case discografiche. E questi tre studi grafici erano sempre costantemente sollecitati da noi per creare cose, colori. È stata una parte importante per noi. Antes, Mauro, hacíamos referencia a Nelly Gordon, que fue una de las voces en la sombra, a lo que hemos llamado, y hemos descubierto mucho en las entrevistas en el programa, de las famosas God Singers que habían en los años 90 en todos los sellos discográficos. ¿Qué nos puedes contar tú de esas God Singers, de esas voces en la sombra, que eran muchas, ¿no? I Ghost Singers sono proprio nati negli anni Ottanta, moltissimo in Saipan, proprio perché, come ti dicevo, noi andammo ad esplodere completamente negli anni 85-86, la nostra musica esplose. E tutti nel mondo ci chiedevano produzioni, fateci un brano, vogliamo i brani, vogliamo pubblicare i vostri brani, dappertutto. Questo capitò in tantissimi paesi al mondo. E noi ci trovavamo con la necessità di produrre brani, ma la difficoltà di trovare interpreti, cantanti. Ecco perché le parti maschili, tante canzoni interpretate da voci maschili, le cantavo io. Tante le cantava o Clara Moroni o Annerly Gordon, tante turniste importanti italiane. E in questo modo noi potevamo dare tanta musica ai DJ, tanta musica nostra poteva essere suonata nelle discoteche e non c'era bisogno di far vedere l'artista. La cosa importante era far ascoltare la musica. Y yo, esta pregunta no está preparada, pero yo he escuchado que tú pusiste voz a muchas de esas canciones cuando no te gustaba la voz que había grabado el tema. Non comprendo esattamente. Habían canciones que a ti no te gustaba la voz que se había grabado y tú cantabas esa canción. Ah, sí, 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 sí. Sí, perché io avevo un modo, io seguivo i cantanti, cercavo di far loro interpretare con molta energia. La nostra musica era molto energetica, con un BPM molto, molto alto, e quindi le voci non potevano essere così soavi, romantiche, ma dovevano essere molto aggressive, dovevano essere parte della base. E quando io stavo un giorno, due giorni a far cantare un cantante, poi non comprendeva che la voce doveva essere uno strumento insieme alla musica e non a parte, cancellavo tutto e mi mettevo a cantare. Perché... Dinos alguna canción, por ejemplo, que hayas cantado tú, que no sepamos. ¿Qué canción? ¿Alguna? Non so se... Alguna muy, muy conocida. Non è giusto. Ma io ti posso dire che ci sono stati degli artisti che hanno provato a cantare, ma poi alla fine io ho tirato giù il cursore e ci ho messo la mia voce, ma forse è meglio non dirlo. Bueno, pues nos quedamos con esa incógnita. Actualmente, vamos a la actualidad, Saipan cuenta con 37 sellos, tienes 6 estudios y estos días Saipan ya no es un estilo dedicado exclusivamente a la música de baile, a la música dance, sino que apuestas por otros muchos estilos, ¿no?, en la actualidad. Sí, ciertamente. Noi abbiamo sviluppato anche tanti artisti italiani
per esempio nel mondo urban, R&B, hip hop, e abbiamo prodotto anche cantanti di musica pop. Stiamo vivendo un bel periodo anche nel nostro, nella nostra Italia. L'anno scorso abbiamo ottenuto 13 dischi d'oro e 4 dischi di platino con artisti nostri italiani. Qualche anno fa come editori musicali abbiamo vinto per 2 anni il Festival di Sanremo. Siamo molto, molto attivi perché abbiamo tanti dipendenti a Tokyo, anche in America, per cui abbiamo bisogno di continuare a fare molto prodotto e sperare che il prodotto continui ad avere successo. E que espero que continuará de haber suceso. Que todo siga rodando. Cuéntanos, y ahora en el futuro, próximos proyectos, novedades, ¿qué preparas iFan? Ma noi stiamo lavorando. Allora, intanto abbiamo sviluppato molto il lavoro con altri autori e compositori. È proprio di un mese fa abbiamo firmato un accordo esclusivo con Teo Spagna, che forse voi conoscerete, sì. Che è un mio carissimo amico perché ci conoscevamo da quando eravamo piccoli. Teo ha appena ricevuto il premio ASCAP per la sua collaborazione con i Black Eyed Peas e Balvin, per la canzone Ritmo che lui ha scritto insieme a loro. E ecco, abbiamo in mente io e Teo di fare delle produzioni pop dance e di svilupparle soprattutto per il mercato internazionale. E poi io sto collaborando con una grossa compagnia giapponese, una multinazionale giapponese, per scrivere e produrre artisti importanti coreani e giapponesi. Per cui continueremo nello sviluppare la nostra musica sempre e ovunque sarà possibile. E volverás a hacer algo referente a la música de los 90 o eso está ahí parado? ¿Habrá 90s nuevos o algo algo similar? Allora, guarda, a me piace ricordare gli anni 80, anni 90 e anche gli anni 2000. Mi piace ricordarli per tutto quello che hanno rappresentato, specialmente per Saifam e per me. Però io voglio anche pensare alla musica del 2020 e magari, se riuscirò, anche del 2030, perché la musica va avanti e è importante guardarsi indietro perché il passato non va mai dimenticato, ma il presente e il futuro saranno i prossimi obiettivi della musica. Bueno, y antes de marcharte, Mauro, cuéntanos Saifan o sus sellos, cómo podemos saber las novedades, conocer nuevas noticias, redes sociales, dónde os podemos encontrar, dónde os podemos seguir. Beh, Saifan ovviamente posta le notizie sui social e quindi abbiamo i nostri social attivi, i siti attivi, eccetera. Sicuramente tu sarai incluso nella nostra mailing list e così ogni mese riceverai notizie di Saifan, perché noi facciamo un bulletin ogni mese per tutti gli amici nel mondo e lo mandiamo via mail descrivendo quello che facciamo. Per cui sicuramente da questo momento in poi tu sarai inserito e così potrai anche ricevere tutte le notizie di Saifan e di quello che faremo.
pues contarme todas esas noticias, que yo lo transmitiré a todos los oyentes del programa, todas esas cosas nuevas, porque Saifan sigue potente, muy potente en este 2021, con nuevas músicas, nuevos artistas. Y bueno, pues aquello quedó en un pasado que seguimos recordando, seguimos disfrutando y que hoy hemos conocido un poquito más gracias a la visita de Mauro Farina, el productor, también productor un poco en la sombra, que ha hecho tantas y tantas referencias, como nos decía, casi 20.000 referencias de música de baile. Muchas gracias, Mauro, por haber estado con nosotros en Featuring. Un abrazo muy fuerte. Grazie a te, Miguel, e grazie a tutti voi per tenere ancora alto la musica dance degli anni che furono. Un abrazo fuerte. Gracias, Mauro Farina, hoy en Featuring. Ciao. Ciao.